Matteo, perché c'entra Nino Di Matteo? Perché ancora una volta è Nino Di Matteo che non si tiene dentro le cose e che con coraggio al CSM dice a tutti in faccia quello che è successo, perché a lui erano andati, arrivati in forma anonima proprio i verbali dell'avvocato Amara, degli interrogatori. Sentite questo passaggio, grazie a Radio Radicale che fa un lavoro incredibile, lo voglio dire ed è importante ridirlo. Guardate. Intervengo per fatto personale, ritenendo a questo punto doveroso rendere dotto il Consiglio di una vicenda che ritengo importante. Nei mesi scorsi ho ricevuto un plico anonimo, recapitatomi tramite spedizione postale, contenente una copia informale e priva di sottoscrizioni di interrogatorio di un indagato risalente al dicembre 2019 innanzi ad un'autorità giudiziaria. Nella lettera anonima che accompagnava il documento, quel verbale veniva ripetutamente indicato come segreto. Nel contesto dell'interrogatorio, l'indagato menzionava, in forma evidentemente diffamatoria se non calunniosa e come tale accertabile, circostanze relative ad un consigliere di questo organo. Ho contattato l'autorità giudiziaria di Perugia, alla quale ho riferito compiutamente il fatto, specificando tra l'altro il timore che tali dichiarazioni e il connesso dossieraggio anonimo potessero collegarsi ad un tentativo di condizionamento dell'attività del Consiglio.